E sento le persone che dicono: ah, ma sai, non ho tempo. E io dico: guardi, il libro è un amico paziente, aspetta il nostro momento giusto per l'incontro. La libreria è nata in un momento un po' particolare perché il mio papà era un dipendente, un impiegato di banca, per capirsi. Però purtroppo la banca a un certo momento ha fatto un tonfo, è fallita. Allora praticamente mio padre si è trovato senza posto di lavoro e senza denaro perché era tutto sistemato dentro. Puoi immaginare che bellezza. E la famiglia da portare avanti, insomma. Ora, per un po' di tempo è andato a Bolzano e ha fatto un periodo così, lassù a Bolzano. E dopo qui a Trento c'è stato l'onorevole Lionello Groff che gli ha detto: guarda, posso offrirti la mia libreria per proseguire insomma col lavoro, che era ubicata dove c'è lo hacker. Papà ha detto: sì, va bene, grazie, insomma è stato riconoscente all'onorevole Groff, però dopo un po' di tempo purtroppo non ce l'ha fatta fisicamente perché la fatica è stata troppa e è morto. Allora siamo rimasti praticamente la mamma, due sorelle prima di me e poi io la terza, insomma. Non era una cosa da poco portare avanti una libreria, anche perché c'era poi partita la guerra e al momento della guerra non si poteva sospendere il lavoro per motivi, no, perché se uno non andava avanti perdeva la licenza. È un po' pesantina anche questa come regola. Noi siamo finite nella zona di sì, a Vigalzano, trasferite per motivi di sicurezza, insomma, tutto lì. E la mamma e la sorella, soprattutto lei, venivano tutti i giorni ad aprire la libreria. Puoi immaginare le vendite in tempo di guerra, sempre col pericolo di bombardamenti, perché insomma capitava di tanto in tanto che arrivavano e allora dovevano chiudere e andare a rifugio. Puoi immaginarsi che vita. Ecco, comunque è stato un periodo un po' pesante e comunque guardi che hanno fatto anche una scoperta sotto un certo aspetto, che sembra strana forse, però siccome venivano a piedi perché la Valsugana era stata bombardata e non funzionava più per andare a Pergine, insomma, ecco, dovevano venire a piedi, facevano tutto il percorso a piedi il mattino e poi la sera al ritorno. E più di una volta hanno trovato l'aiuto di tedeschi, camion di tedeschi, che offrivano un passaggio, per cui vede che non tutti i tedeschi erano, come si suol dire, ecco, le persone disponibili c'erano, si rendevano conto, insomma, però col grande rischio che se lungo il percorso ci fossero stati i partigiani, puoi immaginare cosa succedeva, insomma, capisci? Siamo ritornati, quando è finita la guerra, siamo ritornati, abbiamo ripreso il nostro percorso, le nostre cose, il nostro lavoro. E siamo andati avanti finché ad un certo punto il proprietario della casa, là dove eravamo sistemati, è cambiato, è arrivata un'altra persona e questa persona ha detto: no, una libreria no, ci ha dato lo sfratto, siamo stati sfrattati e per fortuna in quel momento qua c'erano le suore di San Paolo a suo tempo, no? In quel momento le suore di San Paolo si sono trasferite in via Pirini, dove c'era la sede della RAI, per capirsi, lì. Ecco, hanno preso la libreria lì, hanno sistemato lì, e noi abbiamo trovato il momento giusto per poterci trasferire qua e proseguire con il nostro discorso. Ecco, e da allora sempre qua, insomma, a Friatore. Ecco, comunque eravamo in due, mia sorella. E adesso sono 7 anni che non c'è più e adesso sono sola invece. Non c'è più nessuno. Adesso sì, i miei nipoti ci sono, ma hanno tutti il loro lavoro, sono sistemati in altro modo, per cui non possono venire di sicuro ad aiutarmi, insomma.
devo cercare di fare quello che posso, insomma. I miracoli non sono di mia competenza. Il compito adesso, il mio compito è quello di convincere i lettori a scoprire la bellezza della lettura. Perché, fra l'altro, una cosa, io sento le persone che dicono: ah, ma se non ho tempo, io dico, guardi, il libro è un amico paziente, aspetta il nostro momento giusto per l'incontro. Lo dico così. Poi qualcuno mi dice, magari, oh, sa, quel libro non mi è mica piaciuto. E io non rispondo, lo metta in attesa, non era forse il momento giusto. Perché, insomma, si incontra una persona, il pensiero di una persona, è il caso di ricordarselo questo. Mia sorella ed io avevamo il nostro compito, il nostro scopo, quello di aiutare le persone a far buon uso della mente. L'abbiamo ricevuta, usiamola al meglio. Aiutare le persone nella scelta di un libro che può essere utile in quel determinato momento, insomma. Perciò, sì, va benissimo, le persone che entrano e dicono: ah, mi permette di dare un'occhiata? Dico, sì, se ha bisogno di qualcosa mi chieda, sono qua. E poi li osservo mentre guardano di qua, di là. Li vedo un po' in stato confusionale, perché i libri sono tanti e si trovano un po' in difficoltà. Allora li interrogo, magari pian piano, dico, non so, a piacere che li aiuti. Non ho lo stesso, va bene, adesso ho visto, basta, ritornerò un'altra volta. Va bene, pazienza. Ognuno è padrone delle proprie decisioni, però ci aiuta a recuperare i ritmi umani, perché no? Altrimenti ci trasformiamo in macchine, in automi, no, non è giusto. Siamo persone con la mente e, fra l'altro, tutte complementari. Uno ha un pensiero, l'altro ne ha un altro, tutto assieme si riesce a portare avanti, vero? Insomma, lo so, io almeno io la penso così, poi. Certo. Per carità, tutti pensano quello che vogliono, ma sì. Sempre alla ricerca di qualcosa di interessante, di utile da proporre, perché in fin dei conti la lettura per me, sarà perché sono cresciuta in mezzo ai libri, per carità, ma sono convinta che è un grandissimo aiuto la lettura. Perché conoscere il pensiero degli altri e metterlo a confronto col proprio è importante. Perché abbiamo delle buone idee, anche noi, ci mancherebbe. Però se riusciamo a conoscere anche quelle degli altri, tutti assieme si può andare avanti meglio, insomma, no? Certo. Trovare delle soluzioni, eccetera. Vabbè, ce ne sono tanti. Siddhartha di Ermanese, per esempio. E dopo il silenzio di Brunello, il violoncellista. Bravo anche Brunello. Ma sì, insomma, ce ne sono libri, fin fine non si può dire soltanto questo. C'è qualcosa di riferimento, questo è ben naturale. E poi, come dico, è sempre questione del momento giusto per l'incontro, che allora ti rimane più impresso, ti aiuta. E io continuo a dire, ci sono libri per tutti i momenti della vita. Si tratta di sceglierli, insomma, di riuscire a scegliere con un po' d'attenzione, insomma, sì. Ho in vetrina un biglietto sfilato in un libro. Così ho scritto, nei tempi di pandemia, un libro fa compagnia. C'è in vetrina anche adesso. Siamo sempre stati presenti e partecipare appunto alle cose, ai momenti importanti, insomma, ecco. No, in effetti l'arrivo dell'Università a Trento ha dato veramente una svolta importante alla città, alla vita della città, sinceramente. Quello sì, è ben vero. E sotto un certo aspetto non so se adesso serve qualcos'altro per riscuotere un po' i menti. Non so. Che un altro particolare, adesso che abbiamo da diversi anni il Festival dell'Economia, anche un momento di incontro importante con personaggi che vengono, personaggi preparati, vengono, insomma, sono incontri importanti anche questi. Abbiamo sempre partecipato perché qua in Piazza Duomo
c'è sempre la libreria nel tendone, presente? Mm-hmm. Ecco, siamo tutti noi librai tutti assieme, facciamo la partecipazione proprio comune, ecco, con proposte di libri, eccetera. E per essere giusti, Boeri ha avuto un bel pensiero. Quest'anno il 20 non hanno potuto fare, è stata una cosa di così. Adesso vedremo quest'anno se riusciamo a liberarci da questo ospite indesiderato.